Un futuro molto vicino di cui non si ha contezza. Questo è il primo punto che è emerso nell'incontro organizzato dai sindacati dei balneari, moderato dal giornalista Marco Tontodonati questa mattina in uno stand nell'area del Palafiere di Via Tirino a Pescara. A poco più di 9 mesi dalla direttiva Bolkestein, detta in altri termini dalla scadenza delle concessioni balneari, poco o nulla si sa del destino di migliaia di attività. Le regole non ci sono. Adesso si dice che si vuole andare all'asta e si andrà all'asta, ma la domanda è con quali regole e con quali conseguenze ci saranno se si applicano delle regole sbagliate. Immaginate a quanti contenziosi e quant'è il valore del contenzioso che si scatena. Quindi la richiesta è che il governo istituisca un tavolo di confronto sui contenuti di queste regole, che il governo faccia la mappatura, perché ad oggi lo Stato italiano non conosce l'entità delle concessioni, il numero delle concessioni e chi gestisce queste concessioni. E legiferare senza conoscere i dati è sbagliato. Una vera e propria svendita dell'ennesimo pezzo di patrimonio pubblico alle multinazionali, hanno ribadito i sindacati, che ammonterebbe a 7 miliardi di euro di fatturato, obiettivo raggiunto con lo sforzo di migliaia di piccole imprese familiari. Ieri abbiamo fatto un incontro con Confcommercio nazionale dove sono incontrate tutte le regioni. Abbiamo ribadito ad alta voce che il governo italiano deve da subito convocare il tavolo interministeriale per affrontare il tema dei decreti attuativi, per consentire ai concessionari poi di capire meglio come affrontare questo tema delle concessioni. Abbiamo ribadito che la legittimità di chi ha avuto la concessione venga garantita loro la continuità. E sui canoni demaniali tocca fare chiarezza. È vero che l'ammontare dei canoni è esiguo, è pur vero che in Italia il canone si paga a metro quadro. Voglio spiegare. Tutti quanti pagano lo stesso identico canone, indipendentemente da dove ti trovi. Faccio l'esempio. Se io sono padrone di casa e ho un locale alla Galleria di Milano o un locale alla provincia di Pescara, non lo affitto allo stesso prezzo. Sono un pessimo padrone di casa. Con i canoni accade questo. Tutti quanti paghiamo lo stesso identico canone. E questo è quello che è sbagliato e che chiediamo di correggere.